Sono sempre stata in sovrappeso. Quando ero piccola, mangiavo sempre bene, ma non era cibo sano. Pizza, panini, cheeseburger. Il mio peso non sembrava essere un problema all'epoca, ma sapevo che mia madre non approvava. Mi sembrava che si vergognasse di me perché ero grassa e così non mi sentivo amata da lei. Durante gli anni dell'adolescenza ho cominciato a ingrassare ogni giorno di più. E nel periodo in cui mi sono diplomata pesavo più di 90 kg. Finite le superiori, sono andata subito a vivere da sola. Avevo una macchina, un lavoro stabile, una vita normale. A un certo punto, quando avevo 20 anni, ho conosciuto mio marito, il padre di Andrea, José. Stavamo bene insieme, ma sapevo che per mia madre lui non era abbastanza. E quando Andrea aveva 7 mesi, l'ho tradito. Lui se n'è andato e non l'ho più sentito per anni. Andrea è cresciuta senza un padre. È stata tutta colpa mia. Così sono diventata una madre single. Lavoravo come barista e quando avevo 24 anni ho conosciuto Daryl e sono rimasta incinta di Christopher. Dopo la sua nascita ho messo su parecchi chili. Pesavo 144 chili e avevo solo 26 anni. Sono rimasta con Daryl per 5 anni. Era un alcolizzato ed era molto violento. Quando ho compiuto 28 anni, ho raggiunto il mio peso massimo, 181 kg. Così ho deciso di operarmi per perdere peso. Credevo che Daryl mi avrebbe trattata meglio dopo, ma mi sbagliavo. Il giorno in cui sono tornata a casa, dopo aver affrontato l'intervento, Daryl mi ha lasciato una lettera di addio e se n'è andato. Anche se fra me e lui era finita, ho cominciato a dimagrire. Ho perso 70 kg dopo l'intervento di bypass gastrico e ho cominciato a uscire. A un certo punto ho conosciuto un uomo di nome Eric. Andavamo sempre insieme alle feste e alle serate BBW per le donne sovrappeso. A quell'epoca mi alzavo sempre tardi con i postumi della sbornia, ma non credevo di avere un problema. Ma poi un giorno è successa una cosa. Un weekend ero ubriaca. Ho chiesto a un vicino di fare da babysitter e lui ha insistito perché lo pagassi in anticipo anziché una volta tornata a casa. Io non ci ho visto niente di male. Quella sera sono uscita e il mattino dopo qualcuno mi ha chiamato e mi ha detto: il babysitter se n'è andato e ha lasciato i tuoi figli a casa da soli. Qualcuno ha chiamato la polizia. La polizia ha avvertito mia madre e lei ha portato i miei figli a casa sua. E il giorno dopo ho scoperto che ero stata accusata di maltrattamento di minori. E mia madre non mi ha difeso. Poi le ho chiesto: perché non sei dalla mia parte? E lei: io sto dalla parte dei bambini. E così ho perso la testa. Ho provato a suicidarmi. Sono stata 30 giorni nel reparto psichiatrico di Middletown. Dopodiché sono andata in un centro di riabilitazione dove sono rimasta per 3 mesi. Ma ho continuato a ingrassare, mangiavo in continuazione. Quando mi hanno dimessa avevo 35 anni e pesavo sui 180 kg. Quando il padre di Christopher è morto, lui è stato affidato a me. E così noi due siamo andati a vivere insieme. In quello stesso periodo mi si è formato questo brutto linfedema alla gamba. Ho cominciato a camminare sempre peggio. Ho smesso di lavorare e adesso ho 44 anni e peso almeno 270 kg. Ora ho una nipotina e mi vergogno del mio peso. Sono obesa e sporca. L'unico momento in cui esco di casa è quando vado a fare la spesa. Ma ormai non riesco più a sedermi al posto di guida e così l'unica soluzione è che sia mio figlio Christopher a guidare. Sono 4 anni che evito di mostrarmi in pubblico. Di solito mi consegnano la spesa a casa. Non voglio mettere in imbarazzo mio figlio, l'ho già fatto soffrire abbastanza. Non posso fare a meno delle barrette di cioccolato e del gelato perché sono dipendente dai dolci. E se per caso non li trovo in casa, mi arrabbio. Christopher non vorrebbe che mangiassi queste cose,
ma sono una donna adulta e non puoi impedirmelo. E credo che nessuno al mondo, a meno che non l'abbia vissuto di persona, riuscirebbe a capire come mi sento. Non mi sveglio al mattino e mi dico: voglio essere grassa. Non è divertente e non fa bene. Vorrei che tutto questo finisse.